Brasile, nel 1980, l'indimenticabile Papa polacco dalle mille frontiere aperte volle conoscere e abbracciare Marcello e un malato di lebbra, Adalucio, particolarmente a lui amico. Segno di una condivisione e di un apprezzamento che lo ha spinto, 10 anni dopo, a guardare con benevolenza alla causa di beatificazione. Mentre spingevo la carrozzella di Adalucio, stretti da tutte le parti da persone che volevano avvicinarsi al Papa, ho visto che lui si dirigeva verso di noi per mettere le mani sul capo di Adalucio con un gesto di benedizione e di amore. Sono stato colpito dal suo sorriso così intenso di paterna ed affettuosa comprensione che mi ha riempito di gioia e che ha impresso nel mio sguardo e nel mio animo un'immagine di bontà che ricorderò finché avrò vita.